Ciao a tutti ragazzi, bene, oggi un nuovo tutorial, questa volta su Photoshop. Volevo mostrarvi un po' le basi per disegnare figurine di moda con questo programma. Parliamo appunto di questo programma perché oggi succede che ci viene sempre più richiesto l'utilizzo di Photoshop per quanto riguarda il figurino moda. A scuola purtroppo non ce lo insegnano e quindi una volta usciti da scuola siamo costretti ad andare a fare dei corsi per impararlo. Io purtroppo non ho fatto corsi, però diciamo che l'ho imparato un po' a modo mio guardando dei tutorial su YouTube. Appunto adesso volevo farvi vedere un po' quello che ho imparato e alla fine cosa occorre per vedere come utilizzare questo programma. Occorre una tavoletta grafica e adesso ce ne sono tantissime, quindi se andate su internet ne trovate veramente tante. Magari anche per iniziare io vi consiglio di comprarne una anche usata, appunto per non andare magari a spendere un sacco di soldi e poi vedere che alla fine non siete portati oppure non vi piace proprio disegnare in digitale. Dunque, non starò a farvi dei tutorial, a spiegarvi per filo e per segno come funziona questo programma, a spiegarvi tutte le barre degli strumenti eccetera, perché se andate su YouTube trovate un'infinità di tutorial che parlano di queste cose qui. Io volevo farvi vedere in maniera molto veloce quelle piccole nozioni base che servono per disegnare, perché tanto alla fine di tutti questa infinità di cose che ci offre questo programma noi non ce ne servono proprio. Quindi cosa importante da sapere è qui in basso a destra dobbiamo sapere che questo quadratino qui, se noi lo schiacciamo, si crea un nuovo livello, quindi questo è un quadratino che ci permette di creare dei livelli. Noi appunto per disegnare il livello base, quello lì bianco, non andremo mai a toccarlo, ma andremo a disegnare sempre sopra. Sempre qui in basso a destra vedete questo pulsantino qui dove c'è il secchiello, questo appunto ci permette di eliminare il livello che abbiamo selezionato in questo momento. Poi un'altra cosa importante da sapere, vabbè, questa è la gomma, che anche qui possiamo decidere la dimensione, la durezza, stessa identica cosa per il pennello. Se andiamo a fare dei tracciati appunto il nostro tratto risulterà piatto. Se invece noi clicchiamo su questo pulsante qui, che è la pressione penna, cosa farà? Andrà a seguire il nostro movimento con la penna. Come potete vedere qui in alto a destra abbiamo la zona dei colori. Se adesso noi andiamo a prendere un colore, scegliamo il rosso, come vedete appunto abbiamo questa tonalità di rosso. Però se noi vogliamo avere un'altra tonalità di rosso, basterà cliccare qui in basso a sinistra su questo quadratino dove ci presenta il colore attuale, lo clicchiamo e si aprirà questa schermata che appunto ci permette di creare liberamente la tonalità di colore che più ci interessa. Se invece clicchiamo su librerie colori, si aprirà appunto questa libreria di tutti i pantoni. Bene ragazzi, questo video è finito, spero vi sia stato utile, spero vi piaccia appunto questa nuova rubrica per quanto riguarda l'utilizzo di questo programma in ambito moda. Se ci sono domande o volete altre informazioni fatemelo sapere qui sotto nei commenti e io vi risponderò. Per il momento è tutto, vi mando un grosso bacio e al prossimo video, ciao!